Ok, perfetto, rieccoci. Allora, questa volta utilizzeremo sempre il nostro warm audio, il bass comp. Lo utilizzeremo però lo vado a inserire sulla parallela della batteria. Andiamo a sentire come suona sulla parallela. Allora, eccolo qui, questa è la mia parallela. Ho acceso questa volta per fare un po' un paragone con un plugin, ho acceso il bass compressor dell'SSL. Eccolo qui. Sempre l'ingresso IO 5 e 6 dove è inserito il bus comp della Warm Audio. Allora, questo è il nostro canale. Praticamente il gruppo della batteria, tutti i segnali della nostra batteria, eccoli qua, entrano dentro questo bus e poi ho aperto un aux dove ricade nuovamente in quest'altro bus e vado a creare una parallela, insomma, normalmente. Adesso questo lo porto a zero, vado ad accendere il nostro plugin, l'SSL, e vi faccio sentire come suona. Adesso vado ad accendere il nostro bus comp della Warm Audio e vediamo come suona. Ok, vi dico subito che i settaggi sono identici. Ho portato il setup che c'era sul plugin, l'ho riportato sul compressore, sul bus comp della Warm e ho cercato di avere la stessa quantità di threshold, insomma, stesso livello. Ho settato la threshold per essere molto, molto simili. Perciò, insomma, sono uguali. Ho matchato anche due livelli, due segnali, perciò sono molto simili. Ve li faccio riascoltare. Questo è il Warm. SSL. Warm. Allora, subito così io sento che comunque tutto diventa più grosso, ma allo stesso tempo si apre un pochettino di più. Si incinciotta sempre per il solito discorso, e probabilmente comunque uscire da in analogico e uscire e rientrare dentro comunque, insomma, un compressore analogico dà questo tipo di sapore, insomma, il suono un pochettino si scurisce, anche un po' gli estremi vengono un po' tagliati, perciò, insomma, guadagna questo fondo che a me personalmente piace. Adesso andiamo a inserirlo all'interno del gruppo di batterie e vediamo cosa succede. Allora parto e vado ad inserire il plugin, l'SSL. Terrò un po' sul volume, il cambiamento di volume, spingendo le parallele in questo caso è tanto, ma lo faccio apposta per farvi sentire comunque quello che succede con la parallela. Normalmente, insomma, non terrei questo volume, però in questo caso, insomma, non è un mix, ma è un'altra cosa, perciò vado su con il livello della parallela così ve lo faccio ascoltare. Ok. Inseriamo il warm audio. Allora, anche qui per me la differenza è netta. Sento anche proprio i movimenti del compressore, la batteria si muove di più, mi piace di più, sembra che comunque mi avvolge, è una sensazione che mi piace tantissimo, infatti un po' mi gasa anche questa cosa, mi piace tantissimo, ve la faccio risentire, parto con il warm e vai splitto sull'SSL.
Per esempio, mi piace tantissimo quello che succede sul rullante. Prende questa coda che è fantastica. Ok, mi piace. Proviamo a inserire anche le chitarre e il basso e vediamo cosa succede alla batteria, sempre splittando il bus compressor della Warm Audio e l'SSL. Vediamo un po' cosa succede. Anche qui la sensazione è la stessa, sento l'audio che la batteria viene più avanti e questa cosa mi piace veramente tanto. Proviamo un po' anche a riascoltare sempre quella parte un pochettino più melodica. Ok, a me ha convinto. Mi piace anche sulla parallela, funziona anche sulla parallela della batteria. E anche come abbiamo visto nel video precedente, anche sui singoli, su basso e sulle chitarre funzionava molto bene. Devo dire che questo compressore mi piace, mi dà anche quel colore che cerco, insomma, che magari in testa ho sempre avuto e adesso riesco ad ascoltarlo. Perciò sono veramente contento, mi gasa questa cosa, mi piace e bene, bene così. Come sempre, vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ciao!